Sportivi in visione, ascolto, buon pomeriggio, siete collegati con lo stadio Vincenzo Monaldi di Porto Recanati, dove si stanno prestando a scendere in campo le formazioni del Porto Recanati e l'Orbania per questa decima giornata del campionato di eccellenza. Una partita fondamentale soprattutto per il Porto Recanati, che è reduce da ben 3 sconfitte consecutive e che quindi vuole appunto interrompere la serie negativa, al contrario dell'Urbania, che è reduce da una vittoria importante in casa contro il Fossombrone e occupa una posizione tranquilla, abbastanza tranquilla. Diamo la lettura delle formazioni per il Porto Recanati. Saranno in campo Santarelli, Cento, Gasperini, Davide, Ficola, Garzia, Pablo, Petruzzelli, Mercuri, Leonardi, Garzia, Martin, Gasperini, Emanuele, Penacchioni, per l'Urbania, Ducci, Rossi, Renghi, Rebiscini, Temellini, Giovannelli, Fraternali, Cusmano, Bozzi, Fraternali, Procacci e Scopa. Dirige l'incontro il signor Castelli della sezione di Ascoli Piceno, coadiuvato dai assistenti di linea signori Lucia Pagliari della sezione di Fermo e Morganti della sezione di Ascoli. Mister Possanzini ha portato in panchina con sé il portiere di riserva Papa, Mandolini, Angelici, Malaccari, Edoardo Gagliardini, Patrignani, Ballarini, Guercio e Calvaresi, mentre mister Fenucci Staffoggia, Oxà, Barzotti, Pagliardini, Ottaviani, Cantucci, Corsini, Bicchiarelli e De Bartoli. Forfè all'ultimo secondo per il Porto Recanati da parte di Nicola Gagliardini, che era dato in formazione ma poi ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto appunto a vedere la partita dalla tribuna, con conseguente inserimento di Leonardo che era in panchina, e poi al posto di a sua volta di Leonardo in panchina c'è il giovane Guercio, che era destinato quest'oggi alla tribuna, mentre invece anche quest'oggi inizierà la partita perlomeno dalla panchina. Tutto pronto, fischio dell'arbitro e il Porto Recanati che dà il via alla gara, con Davide Gasparini che poi sulla destra per il rientrante Ficola, che dopo un mese dall'infortunio ritorna appunto in campo. Calcio d'angolo e c'è il colpo di testa di Petruzzelli, che il portiere si vede appunto sulla che è venuto centrale, aveva colpito bene Petruzzelli, peccato per lui che la traiettoria però era troppo centrale, che è stata potuta parare dal portiere. Bravo sia per Leonardi che per Martin. Forse troppa accademia all'interno della rigore, non bisognerebbe farla, però c'è stata una bella iniziativa da parte degli uomini di Possanzini. Riprendiamo la linea dal Vincenzo Monaldi di Porto Recanati per assistere al secondo tempo dell'incontro di calcio valevole per il campionato di eccellenza della Regione Marche tra Porto Recanati e Urbania. Su lui viene commesso fallo. Calcio di punizione a favore del Porto Recanati, Pablo Garzia per Ficola che può avanzare, lancio lungo a cercare Garzia, ma il giocatore è troppo solo. Ora c'è Mercuri che recupera per Davide Gasparini, Pablo Garzia per Emanuele Gasparini per Mercuri che crossa. E c'è il clamoroso pack, incrocio dei pali. Se andiamo errati era Emanuele Gasparini. E c'è il tiro ora sbagliato da parte di Garzia, ma clamorosa occasione per il Porto Recanati, dove non c'è nessuno dei propri compagni. Bella l'apertura da parte e c'è il gol! Il gol dell'Urbania esattamente al 27esimo minuto di gioco, passa in vantaggio l'Urbania sull'ennesima ripartenza. Sull'ennesima ripartenza c'è il gol dell'Urbania. C'è Garzia sul pallone, Garzia che appunto cercherà un proprio compagno, lo fa in Emanuele Gasparini per Penacchioni che
effetta un cross dove non arriva nessuno dei suoi compagni, pallone dall'altra parte e c'è il gol, il pareggio del Porto Recanati, gol di Pennacchioni, fantastico gol di Pennacchioni, bellissimo, il portiere ha potuto soltanto cercare le farfalle, Porto Recanati che esattamente al 29esimo minuto realizza il gol, meritatissimo pareggio del Porto Recanati, 1-1, gol di Pennacchioni, avanti ragazzi, 1-1. Il gol che viene, no, ancora è in mano il pallone e c'è il gol, e c'è il gol dell'Urbania, anzi c'è, viene annullato per una posizione di fuorigioco, una posizione di fuorigioco che francamente dalla nostra posizione non abbiamo visto. Ancora c'è Susimano e c'è un giocatore dell'Urbania a terra, ma no, ovviamente e c'è il gol ora dell'Urbania esattamente al 39esimo. Va nuovo vantaggio da parte dell'Urbania esattamente al 39esimo. Azione prolungata, ha realizzato il numero 2 Rossi, calcio di punizione che viene corretto dalla barriera addirittura, e in questo istante l'arbitro Castelli, azione di Ascoli, decreta la fine della partita, l'Urbania abbatte il Porto Recanati per 2-1 con i gol di Cusimano e Rossi, temporaneo pareggio del Porto Recanati con Pennacchioni. Ricordiamo che il servizio è stato offerto da Foto Sì di Villa Potenza di Mirko Isidori e Company. Da Porto Recanati è tutto, ribadiamo il risultato finale, Urbania batte Porto Recanati 2-1, arrivederci per i prossimi incontri. Mister, è ancora una partita persa nei minuti finali, cosa c'è da fare a questo punto? Ma se sapessi la soluzione non si troveremmo in questo momento, quindi niente, c'è da pensare a ognuno a svolgere al massimo le proprie funzioni, a lavorare al massimo e cercare di rimetterci a posto e fare più punti possibili. Questo, e quindi la testa deve andare subito, è difficile, quindi domani deve andare per forza alla prossima partita. E quindi niente, dai, non, peccato che la partita non si è svolta come avevamo preparato, perché siamo avuto un infortunio di scaldamento di Gagliardini, quindi. Quindi siamo ritrovati a ridover rivoluzionare la formazione a 5 minuti dal match, però la squadra comunque è stata in campo subito dalla prima ora di gioco, penso aveva creato più dell'avversario delle occasioni per vincere, poi negli ultimi 20 minuti siamo un po' calati e quindi non, diciamo, anche c'erano poche possibilità di cambiare l'indirizzo della partita, abbiamo un po' subito avversario subito di ripartenza, abbiamo sbagliato qualcosina in quello e quindi abbiamo preso gol su una situazione, come hai detto te, alla fine, a quale non sei lucido, e paghiamo dati. Ecco, pensare che al gol del vantaggio c'era stata l'immediata reazione con un bel gol di Pennacchioni, a quel punto sembrava che la partita, una volta stata ripresa, diciamo, se, mancavano 13 minuti, sembrava che, anzi 16, sembrava che perlomeno se non si potesse vincere, però si poteva portare in porto. Dopo però ci sono stati, prima il gol annullato per fuorigioco e poi c'è stato questo gol che francamente ci sono state, se non vado errate, un paio di cross, due o tre cross nell'interno della rigore che la difesa non è riuscita, diciamo così, a liberare. Ecco, questo può essere un sintomo di una poca tranquillità sulla base degli ultimi risultati negativi? No, beh, tranquillità è difficile, quello sicuramente, però ha dato merito all'avversario, comunque nell'ultimo quarto ora
ha trovato terreno fertile, esprime proprio qualità sulle ripartenze, su quali tempi più davanti, e noi secondo me dovevamo fare un po' meglio nella prima parte del primo tempo, per quando eravamo più padroni del campo. È anche vero che su un'occasione chiara abbiamo preso traversa, incrocio, è uscita la palla e quindi una cosa mai vista, però dobbiamo rimetterci al lavoro, è dura e la serenità non. Purtroppo te la dà anche i risultati, quindi i risultati sono sicuramente negativi, però è nel momento di difficoltà che si ha a fare una scelta, o ci si rimbocca le maniche o ci si lamenta. Dobbiamo pensare a rimboccarci le maniche e lavorare, pensando prima di tutto di recuperare tutti e poi di dare il massimo. Quindi oggi la squadra ha dato il massimo, quindi sotto quel profilo non posso improvvisare niente. Mister Fenucci, una vittoria fondamentale qui al Vincenzo Monaldi, anche alla luce dei risultati delle altre squadre. Ma ancora non so niente, però direi che è una vittoria importante per noi perché ci allontana intanto dalla zona bassa e ci fa cullare ancora il nostro piccolo sogno di rimanere comunque attaccati alla parte sinistra della classifica e alle prime, anche se le prime hanno secondo me qualcosa in più, però una partita intensa, una partita come me l'aspettavo, giocata da tutte e due le squadre. Se devo essere sincero, mi dispiace per Possanzini perché lo reputo un ragazzo bravissimo, un allenatore capace. Poi dopo, quando le cose non vanno bene, diventa tutto un po' più difficile. Io ci sono passato tante volte. Gli ho già detto che non deve mollare, ma so che lui è una persona di cuore e di carattere, e mi dispiace per lui e per il Porto Recanati, però io penso che il Porto Recanati valga ampiamente la categoria. Poi dopo, quando ci sono questi momenti qua, tutto ti gira per storto e alla fine a noi ci è andata anche bene perché tutto sommato il pareggio ci poteva anche stare. Noi siamo stati bravi a crederci. Nei secondi tempi e verso la fine siamo sempre abbastanza tonici. Non è la prima volta che recuperiamo le partite o che le vinciamo, perché anche domenica scorsa col Fossombrone, una partita equilibrata vinta sul filo di lana. Sono contento per i ragazzi e per la società, perché a Urbania si sta bene e si può far calcio. Noi abbiamo tanti giovani e quello che mi hanno chiesto è curarli, allenarli e cercare di farli migliorare. Chiaramente, come primo obiettivo c'è mantenere la categoria, poi se qualcosa in più verrà, ben volentieri.